buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere in questo luogo così numerosi. Grazie. E allora questa sera per noi è una festa, i misteri li abbiamo archiviati in un certo senso e adesso festeggiamo un pochettino tutti quelli che sono stati i protagonisti, ma non perché fanno protagonismo, perché in realtà hanno fatto sì che la processione dei misteri crescesse di anno in anno e noi siamo orgogliosi come CETO di sapere che abbiamo alle spalle tantissime persone che ci collaborano e tutte senza scopo di lucro, e la cosa importante è questa. Questa è la 17ª edizione di questa manifestazione, i misteri 2016 quest'anno, e poi abbiamo iniziato nel 2000. Qualcuno ricorda la prima edizione fatta all'interno della Camera di Commercio di Trapani, poi le abbiamo un po' girate tutte, c'è stato qualche anno che abbiamo festeggiato alla Casina delle Palme, poi dietro suggerimento del sindaco siamo stati anche a Piazza Mercato del Pesce per un paio d'anni, adesso questa location stupenda che ci permette di stare tutti assieme e in un posto ritrovato. Io venivo qua a giocare da bambino, ma non era così, anche dall'altra parte c'era una radio e noi facevamo giochi all'interno dei saloni che addirittura c'era il biliardo. Comunque io ringrazio intanto, è doveroso ringraziare il sindaco per averci dato, come ho detto poco fa, questa location, e ringrazio tutti gli intervenuti, quindi il Presidente del Consiglio Peppe Bianco, il Sindaco di Macevo, io sono Macevo, quindi il mio Sindaco, il Dottore Martorana, poi gli racconto un aneddoto che è successo qualche tempo fa. Grazie. E abbiamo anche il piacere di avere qua con noi il sindaco della città di Valderice, Primo Spezia, un sindaco giovane rispetto agli altri, insomma, poi per l'altro ci conosciamo un po' in verità, e a verità è un giorno a bruciare, anche se abbiamo il nostro sindaco che è abbastanza giovane. Ringrazio tutti gli intervenuti, tutti i gruppi statuari dei misteri, ci sono tanti geni presenti qua, io mi chi te ne faccio? No, non ti preoccupare, non ti nomino. E allora, iniziamo con no. Figa, si è nascosto, è Custonaci. Ah, è il sindaco di Custonaci. Dottore Pica, a fianco agli altri sindaci. Noi aspettavamo il vescovo di Trapani, ma a quanto pare sta ritardando, noi iniziamo con la manifestazione. Noi abbiamo iniziato, vi abbiamo accolto con una musica allegra, appunto perché ho detto che per noi oggi è una festa, però è giusto e doveroso ricordare quelli che ci hanno tramandato questa passione, quelli che ci hanno lasciato questo potere inestimabile anche alla città di Trapani. Io sono attaccato al passato, a volte qualcuno mi critica perché sono molto legato al passato, e siccome quest'anno ho fatto la mia 50ª professione, mi guardo in giro ci sono dei volti che non li vedo più, e siccome nel 2011 abbiamo proposto questo video, l'abbiamo aggiornato purtroppo, e qualcuno mi ha richiesto di rivedere questo video. È un video dove racconto un attimino la storia
di quelli che sono stati i consoli passati di tutti i cieli. Io mi scuso se abbiamo messo il nome di qualcuno o la fotografia, non abbiamo avuto il tempo di andare ad individuare gruppo per gruppo se ci sono stati dei nuovi morti. E allora vi presentiamo questo video. Questo video sarà oltretutto accompagnato musicalmente da Maria Luana Lantino, che è mia figlia, per chi non lo sapesse. Con un brano che la dice tutta e si intitola Memory, quindi Memoria.